La storia è sostanzialmente finita, vorrei aggiungere un particolare, perché alcuni giorni fa è uscito un comunicato dell'Associazione della Santa Sarda, dove c'è un passaggio in cui si fa notare che non erano stati pagati i contributi pensionistici, altro che non erano stati pagati mai, non erano stati pagati mai i contributi previdenziali, non erano stati mai pagati i collaboratori, non è stato mai pagato niente. Sostanzialmente, diciamo, di alcune voci fondamentali della vita di un giornale. E infatti, al momento dell'accordo, e in presenza di quel quadro che era stato presentato di crediti e di quei contratti pubblicitari, decido di avviare una procedura per recuperare i contributi di tutti quanti i colleghi, d'altra parte anche i miei, che consisteva in questo: nel versamento di 33.000 euro a gennaio e la rateizzazione di comode 18 rate degli altri contributi, cosa che ovviamente viene a cadere in seguito all'annullamento dell'accordo. Questo lo dico perché mi ha particolarmente sorpreso vedere che in una vicenda editoriale dove forse dissennatamente il direttore di un giornale ha fatto di tutto per salvare il giornale mettendoci i suoi soldi, e rinunciando tra l'altro, cosa che invece oggi non accadrà più ovviamente, anche dei suoi crediti e delle sue pretese, cioè non è scappato dalla nave che affondava, ma ha cercato di tenerla in vita, no? Davanti a questo, vedo che purtroppo nel mondo giornalistico io credo che siano delle cose molto minoritarie che nascono da complesse vicende penose, anche veramente umanamente penoso, no? Che però non vanno a sostenere come dovrebbero il collega che si è accollato queste enormi responsabilità per salvare un'azienda e i colleghi, ma vanno sostanzialmente a sostenere gli argomenti di un gruppo di editori. E io questo lo trovo francamente ignobile. E credo che anche i colleghi stessi che lo fanno lo trovino ignobile. Infatti penso, ecco, se alcune cose sono state dette forse per scarsa informazione, cioè per questa che ho dato adesso è l'informazione, diciamo, corretta, anche se molto, molto sintetica. Scusate se mi sono dilungato, ma adesso finito. Grazie per la pazienza.